Sicuramente se dobbiamo valutare dall'inizio fino ad adesso è un percorso sempre più in crescita, soprattutto per quanto riguarda i risultati e soprattutto per le squadre che abbiamo affrontato. Il mister è riuscito a dare un grande entusiasmo sin da subito e siamo stati bravi anche noi giocatori a prendere tutto quello che ci ha detto e consolidare le cose che avevamo già, i meccanismi già presenti l'anno scorso e migliorarci sempre di più, ma senza alcun dubbio sulla fase difensiva siamo migliorati a vista d'occhio perché ci ha subito detto dei concetti basilari da cui partire e infatti abbiamo lavorato moltissimo in ritiro. E via via abbiamo sempre migliorato finché adesso siamo arrivati a una buona preparazione a livello difensivo. Sicuramente siamo molto molto più aggressivi sul recupero della palla, senza dubbio, perché è stata una delle prime cose che ci ha detto. Inoltre, anche dal punto di vista della squadra compatta e solida, diamo un'altra impressione. Sia dentro, noi giocatori dentro il campo e soprattutto anche fuori, rivedendoci durante i video, si vede proprio che abbiamo una solidità importante. Sicuramente in questo momento le squadre più difficili da affrontare sono quelle che arrivano da magari una serie di risultati negativi, tra virgolette, perché giocano ancora di più per dimostrare il proprio valore, soprattutto una squadra del calibro della Casertana, che comunque è un'ottima squadra. L'unica cosa da non fare è sottovalutarla e arrivare alla partita di domenica con questa superiorità mentale che ci sta, diciamo che abbastanza è normale dopo le partite che abbiamo fatto, però bisogna mettere da parte e affrontare partita dopo partita come se si partisse da zero.